Acquaragia Gunzu Maria. Presente, nostro onore. Brocca Batuffoli Orso Taddeo. È assente. Io sono qua, vostro onore. Sono un coautore insieme a Riccardo Tortarolo de Il processo tipo Kafka o Un'allegra sinfonia in Asia Minore. Questo primo atto è andato molto bene, ci sono stati un po' di errori, però abbiamo avuto un pubblico caldissimo, noi anche eravamo molto tonici e abbiamo tirato fuori il meglio di noi sicuramente, ma i prossimi andranno ancora meglio. Abbiamo deciso innanzitutto per logistica, ma poi per la lunghezza del testo, che man mano in realtà è pronto da 2 anni questo testo. Lavorandoci è stato accresciuto sempre di più fino a che siamo arrivati a un punto che abbiamo detto o facciamo uno spettacolo di 4 ore o lo dividiamo in più parti, e poi anche per dare un senso di continuità alla cosa l'abbiamo diviso in modo anche sensato, in modo da dividere le parti del processo. Vedo soltanto del buio oltre la sua siepe, volgare caricatura di un Atticus Finch. Lo spettacolo è stato molto piacevole, sono stata soddisfatta comunque di vedere molti giovani nella sala, perché era una cosa molto comune ultimamente. Siamo divertiti tantissimo, sono veramente bravi, geniali, veramente. I riferimenti in parte culturali, in parte poi per esempio tutti i riferimenti ai grandi assassini della storia, alle bande di malfattori, tutto molto divertente. Poi loro sono veramente bravi. Mi sono piaciuti tutti in egual misura e ci hanno fatto ridere tantissimo tutti. Venite, spiriti! E infondetemi dalla testa ai piedi una feroce crudeltà. Questa sera è andata bene, molto bene. Lo chapeau è stato praticamente il nostro esordio. Quindi ho solo bei pensieri riguardo lo chapeau, guarda. Eravamo tutti ex Madness, diciamo, tutti ex di un'altra compagnia, grazie a un laboratorio teatrale iniziato alle medie. Ci siamo innamorati tutti, perché alla fine abbiamo anni diversi, ci siamo entrati in anni diversi, ma ci siamo innamorati tutti dello stesso tipo di recitazione. Faccio parte di questa compagnia teatrale da 3 anni con altre 2 ragazze, Eleonora Bruzzone e Cecilia Mignanti, che voglio portare avanti. Avevamo voglia di fare uno spettacolo e abbiamo detto, va, perché non mettere insieme una piccola compagnia e fare qualcosa? Al che ho chiamato Riccardo Tortarolo e insieme abbiamo messo insieme tutti noi. È stato molto divertente, bravi, tutti bravi, bello, e peccato che è finito, cioè è stato fatto solo un tempo, non vedevo l'ora di vedere la fine, il finale. Appuntamento mercoledì 6 dicembre qui allo Chapeau, in via Famagosta, e il terzo appuntamento invece sarà il martedì 19 dicembre, sempre qui allo Chapeau in via Famagosta. 3 atti, 3 serate meravigliose, una meglio dell'altra. La prossima volta ci sarò per vedere il finale, perché voglio vedere come va a finire. Bene,